cominciò una nuova rubrica, il Santo del Giorno, un modo per conoscere i santi, i nostri amici che ci guidano lungo il cammino della nostra vita. A molti di loro siamo dedicati perché portiamo il nome di santi. Altri sono meno conosciuti, ma sono una grande ricchezza per tutti noi, per la nostra vita spirituale. E sono non felice di più di dare il più affettuoso benvenuto a colui che guiderà e condurrà questa rubrica, Simone Bonaccorsi, oblato benedettino, segretario di Sua Eccellenza Monsignor Luciano Giovannetti. E una vita, quella la tua, Simone, particolarmente confidente con la vita dei santi. Sì, bene, è vero, i santi sono gli amici di Dio. Quindi anche io mi ritrovo spesso a riflettere sulla vita dei santi per rapportarmi ogni giorno sulla mia vita. La vita mia che ha un inizio, come tu ben sai, nella diocesi di Firenze, accanto nella segreteria di Monsignor Bassetti, l'allora vicario generale, per poi passare nella diocesi di Fiesole, nell'aiuto alle varie commissioni, poi alla diocesi guidata per 29 anni dal Vescovo Luciano, poi ora è ritornato nella diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, che lo ha visto prima rettore del Collegio Serristori, poi rettore del seminario e oggi da Vescovo Emerito. Quindi i santi come amici di Dio, i santi coloro che ci accompagnano nel nostro cammino di fede. Noi vogliamo raccontare, prendere confidenza con i santi, in un luogo ogni volta speciale, permettendo di conoscere, insieme alla vita dei santi, dei luoghi particolari, le nostre pievi, gioielli unici, architettonici, culturali, artistici, ma soprattutto spirituali, che costituiscono la nostra identità del territorio, ma particolarmente la nostra identità spirituale, perché la pieve è proprio un concetto nostro. Sì, è vero, la pieve sicuramente è una delle prime istituzioni ecclesiastiche che noi abbiamo sin dal 1000. Pensiamo da dove noi trasmettiamo oggi, la pieve di Santa Maria Assunta di Arezzo è la chiesa del popolo dove attraverso il fonte battesimale rinascono dall'acqua e dallo Spirito Santo i figli di Dio. E in fondo a ogni pieve troviamo il fonte battesimale dove attraverso l'acqua, i segni sacramentali, il figlio di Dio fa parte appunto dell'essere chiesa e quindi viene inserito nel mistero pasquale di passione, morte e risurrezione del Signore. Ecco il senso della pieve, chiesa del popolo di Dio. Quindi ogni mese conosceremo una delle nostre pievi, 12 mesi nell'anno 2019, 12 pievi conosceremo ogni primo giorno del mese, avremo la possibilità di fare una panoramica, di conoscerla meglio sia da un punto di vista storico, artistico, di conoscere le caratteristiche proprio, anche proprio artistiche di quel luogo così caro alla memoria e allo spirito di ciascuno di noi. Già anticipato da Simone, siamo nel mese di gennaio nella pieve di Santa Maria Assunta, comunemente conosciuta come semplicemente come la pieve di Arezzo. Sì, ecco, sono molto contento di inserirmi nella nostra, perché la sento come mia, diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, perché attraverso molte pubblicazioni, basti pensare a Don Tafi, ma a tanti sacerdoti della nostra diocesi, che noi abbiamo un grande patrimonio a livello sì di libro, ma anche a livello di restauro, a livello anche di architettura, a livello, ecco, i nostri parroci della nostra diocesi che si sono fatti carico del restauro, della pubblicazione, del mantenimento di questi scrigni di arte e di fede. Come, iniziando da questa pieve di Santa Maria Assunta in Arezzo, così nella vicenda dei parroci e dei vescovi, ecco, da considerare che
abbiamo nella nostra diocesi di Arezzo, in curia, tutti i dittici dei vescovi nella successione apostolica di tutti i vescovi aretini. Così anche in questa pieve di Santa Maria Assunta, sino dal 1000 ad oggi, abbiamo tutti i nomi dei pievani che hanno in qualche maniera abbellito, ornato, custodito questo scrigno di arte di fede che è la pieve, la chiesa degli Aretini. Insieme alla chiesa cattedrale, la pieve è la chiesa degli Aretini. Allora conosceremo la pieve di Santa Maria Assunta diffusamente, con attenzione, insieme a Simone, ma intanto vorrei anticipare che i santi del mese di gennaio ogni giorno saranno raccontati, saranno presentati da Simone da questa cappella dedicata al Santissimo Sacramento. Sì, la cappella del Santissimo Sacramento qui della pieve è veramente uno scrigno di arte, iniziando appunto dall'altare maggiore dove custodisce il tabernacolo. Noi sappiamo come Chiesa che il centro e il culmine dell'esperienza cristiana è la Santissima Eucaristia. Da Cristo parte la nostra esperienza e quindi con Elisabetta abbiamo voluto iniziare partendo da Cristo, l'unico vero protagonista, l'unico vero sommo bene nostro, partendo dal luogo più importante della pieve, la cappella del Santissimo Sacramento. Il Signore Gesù nell'Eucaristia è vivo, è realmente presente, quindi noi ci fermiamo in adorazione e attraverso queste poche parole facciamo sì che la nostra mente, il nostro cuore si fermino ad adorare il mistero della nostra salvezza, il mistero della nostra redenzione. E allora, assieme a Simone, conosceremo in questo 2019 ogni giorno un santo. Qualche santo è già molto conosciuto, altri meno, tutti, come ha appena sottolineato, grandi, autentici, veri amici del Signore, amici nostri.